studiata dalla BCE. Ve lo ricordate, il 5 agosto del 2011 la BCE, la Banca Centrale Europea, ha inviato una lettera al governo italiano chiedendo tutta una serie di cose: l'inserimento del principio di pareggio in Costituzione e bilancio, la riforma del lavoro, la riforma delle pensioni. Io faccio un esperimento con gli studenti a lezione, andiamo a vedere che cosa è stato fatto e possiamo spuntare tutti i punti della lettera. No, la lettera è un atto di sostegno che in realtà all'emancipazione sociale rischia sempre di più di ridursi a un simulacro dietro cui si cela questa oligarchia predatoria. Ecco, questa struttura che ho cercato brevemente di delinearvi incontra però anche, vorrei chiudere con una nota positiva, sentiamo il peso di questa gabbia d'acciaio della Global Economic Governance, si incontra anche molte resistenze, cioè ci sono molte lotte, ci sono alternative a questo nuovo ordine imperiale. È imprescindibile, secondo me, in questo senso, è il ruolo dell'auto-organizzazione, il ruolo dei movimenti, quella che viene definita la democrazia dal basso, ma che altro non è in realtà che l'essenza della democrazia, cioè il recupero dell'idea della democrazia come partecipazione viva, effettiva, come fondata sul riconoscimento dell'esistenza del pluralismo e del conflitto sociale. Io sono reduce da una campagna intensa per il no al referendum del 4 dicembre, come battaglia per la Costituzione letta come progetto per limitare il potere e costruire un tipo di società che mette al centro la persona e non il profitto.